Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo che settimanalmente vi propone il mondo confindustriale. Oggi parliamo di un concetto molto importante, soprattutto in questo periodo così particolare che stiamo attraversando. Parliamo di sinergia tra aziende e quindi più segnatamente di reti di impresa. Possiamo definirle come un sistema in cui si vanno a sommare le cose più importanti e significative delle aziende, il capitale umano viene valorizzato, vengono messe in evidenza le performance dal punto di vista manageriale, c'è più facilità di accesso al sistema finanziario, nonché una performance molto significativa per quanto concerne l'economia di scala, non da trascurare la possibilità di avere più visibilità sia nei mercati interni che sulle platee internazionali. Di questo parleremo con ospiti che sto per presentarvi, non prima però segnalarvi gli appuntamenti che Confindustria Chieti Pescara organizza o promuove per i manager. Presento gli ospiti, vado subito a quelli che sono in collegamento, questa volta ben due importanti esponenti del mondo delle reti di impresa. Parto con Fabrizio Landi, che è presidente di Reti Impresa. Buonasera. Buonasera a lei. E ancora abbiamo Guido Rambelli, che è presidente della rete Vinità Italia. Buonasera a lei, buonasera a tutti i signori. In studio un ospite, Marco Belisario, che è il vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara, con delega alle reti di impresa. L'argomento l'abbiamo esposto in maniera sinottica e passo quindi immediatamente a porre la prima domanda a Fabrizio Landi, che è presidente di Reti Impresa, come vi ho accennato prima. Per lei la prima domanda, e non può che essere quella relativa a una panoramica sulle reti di impresa nel nostro paese, e poi le chiederei di mettere l'accento sulla differenza tra reti di impresa e consorzio. Intanto buonasera a tutti. La rete di impresa è uno strumento legislativo unico italiano, nel senso che pochissimi paesi hanno un meccanismo come il nostro, che è un metodo molto facile e flessibile con cui imprenditori si mettono insieme per collaborare. L'Italia in genere non eccelle come simbolo di meccanismi flessibili, anzi è spesso accusata di eccessiva burocrazia. Questa legge, che si è venuta negli ultimi 15 anni anche grazie al ruolo di Confindustria, è oggi uno strumento molto valido per fare cosa? Per aiutare le piccole e piccolissime aziende a collaborare insieme nella logica delle filiere. Parliamoci diversamente. In Italia ogni 100 imprese il 97% sono piccole o piccolissime. Cosa molto utile dal punto di vista della flessibilità, della capacità di muoversi, che però ovviamente c'è un rischio di nanismo, c'è il rischio di essere aziende molto piccole che quindi non hanno la dimensione sufficiente, ad esempio per competere, lo citava lei, sui mercati esteri, non hanno la dimensione per riuscire a fare quella serie di investimenti necessari per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica. Allora la rete d'impresa è un meccanismo molto semplificato, basato su un accordo fra imprenditori che viene sancito da un atto notarile, ma che ad esempio non riguarda la condivisione di capitale societario, quindi non è una società, un consorzio, un'altra forma organizzativa, ma è, ripeto, un accordo fra imprenditori che decidono di stare insieme con delle regole che loro stessi si scrivono, che però depositano da un notaio, e il cui scopo è quello di avere un target comune, esempio classico, un gruppo di aziende che si occupano dello stesso settore, ad esempio vedrete più avanti l'esempio di un gruppo di aziende nel campo della viticoltura, della produzione del vino e della sua commercializzazione, che hanno il problema di poter avere un'offerta più ampia rispetto all'offerta della singola cantina. Stando insieme con regole del gioco ben definite, riescono ad avere una disponibilità di un'offerta commerciale molto più ampia, perché riescono a basarsi su vini di diverse regioni, di diverse località, e a mettere a comune anche competenze e conoscenze. Quindi
è uno strumento molto importante per superare uno dei limiti del nostro sistema industriale, quello appunto della forza eccessiva frantumazione in piccole e piccolissime aziende. E con questo meccanismo imprenditori, abituati magari a essere concorrenti fra di loro, in realtà capiscono che stare insieme, ovviamente con regole del gioco ben definite, conviene a tutti. Perché ad esempio se voglio andare all'esportazione devo esplorare due mercati. Pensiamo al massimo mercato a cui spesso oggi si pensa, la Cina, grande mercato che si sta aprendo al vino, difficilissimo, mercato in cui non si può apprezzare di andarci da solo, con la propria capacità, con nessun supporto. Magari 10 imprenditori insieme possono mettere insieme, dividendole per 10, le risorse di avere magari un export manager professionista che possa aprire un ufficetto a Shanghai, perché se lo possono permettere, perché il costo è condiviso da più persone, e in questa maniera ottenere questo risultato. Quindi è uno strumento importantissimo per sviluppare l'economia. Ho fatto l'esempio della commercializzazione, potrebbe essere l'altro esempio, è quello tecnologico. Un gruppo di aziende che magari lavorano per una grande azienda, sono quindi fornitori di un'altra azienda, questa azienda gli dice: io sto facendo un salto tecnologico, quindi dovete entro un anno adeguare dei nuovi standard e dovete avere una capacità nuova tecnologica. E magari per la singola azienda è uno sforzo troppo grosso, e così più aziende possono condividere lo sforzo e quindi essere capaci di competere. Quindi è uno strumento molto specifico, ma che ha grande opportunità. Tanto è vero che nell'ambito del PNR, il famoso piano del recovery plan di cui si sta tanto parlando, ci sono vari aspetti per incentivare questo sviluppo, proprio perché a differenza di altre forme di aggregazione, ripeto, i consorsi, le società miste, dove bisogna organizzare una struttura complessa perché c'è una condivisione di capitale, di azionariato, qui no, ognuno rimane autonomo ma mette insieme degli obiettivi, su questi obiettivi lavora insieme, regolato da un accordo che però si fa da un notaio, qui non è la solita stretta di mano, è qualcosa di più. Perfetto, mi sembra molto, molto esaustivo. Lei ha fatto riferimento al vino, quindi non posso non chiamare adesso in causa il nostro secondo ospite, Guido Rambelli, che è a capo di una rete che abbiamo già nominato prima, Vinità Italia. Ci parli un po' di questa realtà, quanti siete, come riuscite a cogliere, no, i vari input che vengono dal mercato anche in termini di novità e portarli all'interno della vostra realtà. Grazie della parola. Continuando ciò che ha detto il presidente Landi, la nostra rete nasce da 4 produttori amici messi assieme per affrontare soprattutto quello che è il mercato dell'export. Personalmente avevo un'esperienza di una società di importazione negli Stati Uniti e mi sono portato a casa il bagaglio culturale messo a disposizione degli altri retisti. Quindi che cosa porta a mettere insieme? Creare la capogruppo o incaricare la capogruppo, che comunque se noi andiamo a vedere il codice Ateco la sminuisce come una semplice commerciale. Invece la traduttrice di ciò che il mercato vuole e quindi lo deve portare all'attenzione dei produttori, prende il DNA dei produttori e lo porta sul mercato di riferimento. Mettersi insieme è stato un grande passo, perché soprattutto nel mondo vitivinicolo siamo tutte prime donne, lo ero anch'io per primo probabilmente, e questo ci ha portato a essere forti, a aumentare effettivamente il parco dei prodotti. Voglio sottolineare che la rete Vinità Italia è una rete che varca non solo il confine territoriale della singola azienda, ma è diventata multiregionale. Siamo l'unico caso in Italia di 3 regioni messe assieme che vanno ad affrontare il mercato estero. Quindi la forza nostra è proprio quella di essere messi insieme per avere forza. Potrei portare 3 casi emblematici, no? Soprattutto nel mercato italiano, dove stiamo operando causa il Covid. Conad, dove uno dei retisti era presente ed era posizionato purtroppo nello scaffale basso. Nel momento in cui il buyer è venuto a capire che dietro
a questo produttore c'era la forza di un gruppo, abbiamo guadagnato posizioni, abbiamo guadagnato volantini, abbiamo guadagnato delle promozioni. Un altro esempio è la Coppa Inghilterra, dove siamo entrati perché siamo riusciti a creare un prodotto ad hoc per quel mercato, per quel cliente, andando a non solo offrire il prodotto come loro lo volevano, di alta qualità, ma con tutto un servizio attorno, dall'etichetta alla bottiglia alla comunicazione, che possa essere adatto per il mercato inglese. Non per ultimo, proprio venerdì abbiamo verbalmente, per il momento, accordato tutti insieme con un entrante rettista di aprire un ufficio a Shanghai. Questo per affrontare il mercato cinese che, come diceva poc'anzi il dottor Landi, si sta aprendo e ci rende forti se siamo sul territorio, se siamo in grado di capire il linguaggio, no, del mercato cinese, come di qualsiasi altro. Questi sono tre grandi soddisfazioni per noi, perché da soli non ci saremmo mai arrivati, insieme ce l'abbiamo fatto. Il valore della rete comunque arriva in automatico, no? Perché comunque ti porta a confrontarti costantemente, aumenta lo standard della produzione, hai una governance sempre più attiva e continui a una maggiore innovazione, perché il confronto porta ad aprire le visuali dei vari produttori. Il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di uniformare le retro, che non è semplice per un produttore condividere, diciamo così, alcune fasi, alcune sfaccettature della propria bottiglia, della propria creatura. Manteniamo il fronte dell'etichetta tutti uguali, ognuno il suo, in maniera tale che non ci sia uno sconvolgimento del brand. Mentre la retro è una retro che è stata improntata su quelle che sono state le risposte alle nostre domande. Cioè, noi chiedevamo al consumatore: che cosa vorresti leggere effettivamente nella retroetichetta della nostra bottiglia? Per cui abbiamo creato una retroetichetta di rete che richiama comunque la rete. E questo ci porta ad avere anche una maggiore possibilità di capire cosa vuole il cliente e portare avanti quello che è il nostro concetto del sell out. Perché a tutti gli effetti noi dobbiamo essere attenti come gruppo a quello che vuole il consumatore. Perfetto, grazie mille per questa spiegazione. E quindi passo qui in studio, vicepresidente Belisario, qual è lo stato dell'arte per quanto concerne nel nostro territorio relativamente alle reti d'impresa? Qual è il ruolo in questo caso di Confindustria a Chieti Pescara? Allora, innanzitutto mi consenta di usare un linguaggio per quanto possibile meno tecnico, in modo che le informazioni che andremo a fornire possano essere fruite da chiunque abbia interesse ad affrontare questo tema, insomma. Dal 2009, anno in cui è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il sistema del contratto di rete, fino ad oggi in Abruzzo sono oltre 1200 le imprese che hanno aderito a contratti di rete. In particolare le reti contratto, ecco, facciamo una differenziazione. Le reti contratto sono quelle che sono definite senza soggettività giuridica. In misura minore quelle invece che hanno aderito le reti soggetto, ovvero quelle con soggettività giuridica. Quest'ultima soluzione, introdotta con modifiche sostanziali rispetto al decreto originario, ha reso la rete un soggetto passivo di imposta, probabilmente, a mio parere, facendo perdere di vista quello qual è il vero valore originario, insomma, delle reti d'impresa, che nella flessibilità trova il suo vero punto di forza. Nella sola Confindustria Chieti Pescara sono stati stipulati oltre 40 contratti di rete, coinvolte più di 150 imprese, provenienti dai settori più disparati, a partire dall'agroalimentare, l'automotive, i servizi in particolare, le costruzioni, il turismo, ma anche la moda, il settore che a me sta molto a cuore. Da notare che nel 2010, proprio nella nostra territoriale, nacque uno dei primi 10 contratti di rete in Italia, il primo nell'ambito moda, che nella nostra regione questo settore ricopre un segmento importante non solo dal punto di vista
diciamo, per numero di imprese, ma anche per occupati. Incentivando le reti in questo settore, in sostanza, si fa un lavoro specifico, si darebbe un supporto sostanziale al Made in Italy, quello autentico, ma anche e soprattutto a quella tradizione sartoriale che abbiamo il dovere di preservare. Oggi più che mai, se si vuole, come dire, arrivare, se si vuole avviare un processo efficace di internazionalizzazione, perché di quello poi in sostanza si parla, mettersi insieme serve soprattutto anche a quello, non si può prescindere dai processi aggregativi. Ecco, un ruolo importante che può svolgere un'associazione datoriale come la nostra Confindustria Chieti Pescara è sicuramente quella di garantire l'assistenza necessaria alla creazione delle reti tra le piccole e medie imprese, soprattutto nel settore manifatturiero, creando così, come dire, le condizioni per assumere dimensioni tipiche di un'organizzazione capace di assumere dimensioni appunto importanti e affrontare nuovi mercati e grandi numeri che verosimilmente quei mercati potrebbero generare. Bene, Presidente Landi, abbiamo ascoltato, no, questa definizione molto interessante che ha proposto il nostro Vicepresidente Belisario. Dal suo osservatorio, perché bisogna spronare proprio in questo momento le aziende a far parte delle reti di impresa? È abbastanza scontata la risposta, però è interessante sempre sottolineare queste sfumature. E poi un'altra cosa, il concetto di sostenibilità associato all'ambito delle reti di impresa. Quello che lei dice è una cosa molto importante. Lo scopo delle reti è facilitare gli imprenditori e le loro aziende a lavorare insieme, creando quella massa critica che spesso manca. L'esempio fatto da Belisario è significativo, evidentemente nel campo dell'esportazione, ma c'è ad esempio un tema legato al recovery fund, il tema della sostenibilità in questo momento e anche delle aziende in crisi. La rete può essere un sistema per aiutare aziende che hanno problemi, che stanno soffrendo, perché mettendosi insieme, ovviamente in una logica che è ben pensata, uno può aiutare l'altro, perché conviene a entrambi riuscire a rafforzarsi, anche perché le reti d'impresa stanno discutendo e sono in fase avanzata per ottenere il concetto da parte delle istituzioni della codatorialità. Cosa vuol dire questa strana parola? La possibilità che un dipendente possa avere due aziende per cui lavora, ma in maniera formale, cioè nel senso rispetto anche all'INPS, qui non è un accordo fra le aziende, ma il fatto che un dipendente viene assunto e lavora per due aziende, anche perché magari una singola azienda non potrebbe fare l'investimento su quel dipendente, ma però può fare l'investimento su mezzo dipendente. Ripeto, non è un gioco di parole. Il concetto, ad esempio, che un'azienda in crisi che potrebbe essere obbligata a licenziare persone di valore, indebolendo l'azienda e il contesto in cui opera, magari quell'azienda potrebbe condividere questo potenziale umano con altre aziende che ne hanno bisogno per superare la crisi e per evitare che delle persone perdano il lavoro, ma soprattutto, altrettanto importante, che quel contesto industriale perda le competenze di quelle persone. Quindi un concetto anche solidaristico e di sostenibilità, che ovviamente è una cosa che per poterlo fare bisogna avere strumenti. Questo non sono facilmente organizzabili diversamente, le reti è uno strumento. Quindi uno strumento che aiuta l'imprenditore in questa fase a pensare in grande, ma come direte, il momento di crisi, certo, il momento di crisi è quando bisogna pensare in grande, bisogna pensare al futuro, a non disperdere il capitale umano che uno negli anni ha costruito con i propri collaboratori, al limite condividendo i collaboratori con altre aziende che in quel momento hanno una situazione magari economica non sofferente, possono permettersi un parziale investimento, ovviamente lavoratori che possono lavorare per entrambi con le loro competenze, aiutare entrambe le aziende. Ovviamente questo può fare se le aziende hanno un accordo più generale, non può essere solo su questo aspetto, però un aspetto solidaristico dove dietro ci sta la volontà di stare insieme e di costruire un pacchetto di risposta, di competitività con cui giocarsela sul mercato nazionale e sui mercati internazionali. È evidente. Sulla base di quello che ha appena spiegato, passerei la parola al presidente della rete Vinita Italia.
Tempi di Covid, qual è la situazione per le reti di impresa dal punto di vista del mercato interno, ma anche per quello che sta accadendo nei contesti internazionali? Mi dia una prospettiva d'insieme. Questa è una bella domanda e lascia spazio a tante considerazioni. Ciò che ha detto il dottor Landi, noi l'abbiamo messo in pratica. Le nostre aziende in rete erano aziende che hanno lavorato 5 anni per posizionarsi su un target elevato. Elevato significa vino di una certa qualità, ma anche un packaging di una certa qualità. Appena il signor Covid si è affacciato, noi abbiamo dovuto scontrarci con questa realtà che ci ha bloccato tutto il mercato dell'Horeca. Noi eravamo specializzati lì. Abbiamo lavorato 9 mesi per produrre prodotti nuovi, andando a ottimizzare le cose, andando a capire cosa il mercato vorrà e cosa sta volendo a un consumatore che si considera più povero, quindi non ha più la volontà di spendere certe cifre, ma ci vuole un po' limitare nella spesa. Il passo più bello che abbiamo fatto è stato quello di aprire un'enoteca, uno spaccio di gruppo. Abbiamo fatto un tentativo, è un esperimento, sta funzionando abbastanza bene, ha più vantaggi, al di là di muoversi sul mercato nazionale dove noi non si lavorava molto. Ha anche il vantaggio che effettivamente lavorando direttamente col consumatore ne capisci le esigenze. E come gruppo, come rete, siamo riusciti a aprirlo anche molto velocemente, perché ognuno ha messo del suo, ognuno si è dato da fare anche, come si dice, in economia, no? Andando a lavorare di prima persona proprio per mettere in pista questa nuova realtà del gruppo Vinità, della rete Vinità, e ci ha dato un po', ci ha dato una bella soddisfazione, questo è indiscutibile. Questo ci dà anche una maggiore visibilità sul mercato italiano, e siamo stati avvicinati da altri produttori, chiamiamoli probabili entrambi retisti, perché noi siamo aperti ad aprire la nostra rete a tutte le altre regioni e ad altri produttori anche della stessa regione. La multiterritorialità dell'Italia ci lascia uno spazio enorme, perché il nostro sogno è avere almeno un produttore per ogni regione italiana, perché quando usciamo noi non portiamo un vino, ma portiamo l'Italia. Questo è il nostro concetto, il nostro DNA. E in ultimis, proprio un'azienda di Frosinone che produce superalcolici si va ad affiancare ad una rete che sembrava quasi verticale e diventa trasversale. All'interno della rete c'è anche un'azienda che produce e stampa le etichette, dal design alla realizzazione grafica, e sui nostri marchi più emblematici le nostre etichette sono dotate del linguaggio braille per ipo e non vedenti, e questo ci porta anche all'attenzione di quello che è il sociale. Assolutamente sì, grazie per questo contributo. Io passerei adesso la parola qui in studio al vicepresidente Belisario. Integriamo quanto abbiamo ascoltato. Qual è lo stato dell'arte per quanto concerne la nostra regione? Dobbiamo ancora ragionare in termini di benefici per essere partecipi delle reti d'impresa? Dunque, io ho sempre pensato che l'unione faccia la forza. Per un imprenditore accettare il confronto, perché questa è una cosa importante da dire, accettare il confronto e la condivisione non significa perdere la propria identità o l'identità della propria azienda, ma gestire al meglio comuni informazioni per comuni interessi. Per meglio comprendere l'utilità di un contratto di rete userei la metafora dell'ecosistema, dove nessuna specie è in grado di prosperare, di crescere, se non è supportato da tutto l'organismo naturale locale. E lo stesso vale per le imprese. Non possiamo pensare, di attrarre competenze e investimenti dall'esterno se non impariamo a costruire un tessuto culturale e imprenditoriale aperto e collaborativo. Per fare questo, però, mi consenta, dovremmo prima superare le molte criticità legate alla diffidenza tipica, dell'imprenditore. Che specie quello piccolo, che nel timore di essere copiato, se non addirittura derubato del proprio portafoglio clienti, rischia di perdere in competitività. Direi invece che se mettessimo da parte
gli atteggiamenti troppo individualisti e dessimo vita ad efficaci collaborazioni di rete con una buona combinazione tra innovazione e tradizione, come dire, e perché no, con il supporto fondamentale di tecnologie digitali potremmo certamente ottimizzare le performance di ogni singola impresa, acquisire una migliore visibilità e, non ultimo, ottenere migliori condizioni di accesso al credito, che credo sia una cosa abbastanza importante oggi. Il contratto di rete è recito quello che dice il decreto legge del 10 febbraio 2009, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tal fine si obbligano, sulla base di un programma specifico, a collaborare in forme ed ambiti predeterminati e scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. Insomma, oggi la crisi pandemica, diciamo che ci ha costretti a fare i conti con un presente difficile e un futuro da ridisegnare, direi. Ma per farlo dobbiamo necessariamente tornare ad avere una visione, una determinazione, una resilienza, una capacità di attrarre le giuste competenze che sono le caratteristiche fondamentali, essenziali per affrontare qualsiasi mercato e conquistare quell'elemento più importante che si chiama fiducia. Assolutamente, è inappuntabile questa conclusione. Io passo quindi adesso a presentarvi gli appuntamenti della settimana. Partiamo martedì 2 febbraio con un incontro che si chiama il PMI per le PMI, una serie di webinar per le PMI focus su startup. Ogni startup è un progetto. Mercoledì 3 febbraio abbiamo risorse umane, i bisogni delle PMI post-Covid, come sviluppare una cultura HR per sostenere la ripresa. Giovedì 4 febbraio è il turno di Horizon Europe, webinar della delegazione di Confindustria presso la UE. E la mail di riferimento è economia@confindustria.chp.it. Detto ciò, avete visto gli appuntamenti, io non posso fare altro che ringraziare i telespettatori per averci seguito. Saluto gli ospiti, Fabrizio Landi, Guido Rambelli e il vicepresidente Marco Belisario. Appuntamento la prossima settimana, sempre di lunedì alle 21:30.